C'è chi li ha chiamati furbetti del vaccino, chi salta code, ma chi sono realmente tutte quelle persone che nelle tabelle delle vaccinazioni finiscono nella voce altro? Dopo le polemiche, anche a livello nazionale, la Regione Veneto ha fornito tutti i dati. Il dottor Mongillo, della direzione del Dipartimento Prevenzione, li ha illustrati premettendo che la maggior parte delle persone che nel portale nazionale finisce appunto nella categoria altro meriterebbe una voce a sé, come gli anziani dai 70 ai 79 anni. Noi abbiamo 375.000 vaccinazioni. Non parliamo di persone, parliamo di dosi somministrate. Questa è un'altra precisazione importante. Di queste, 185.000 sono a carico di soggetti compresi tra 70 e 79 anni. Quindi questa è una voce molto rilevante, la più importante, che da noi è correttamente classificata, ma in un portale nazionale che è semplificato finisce nella categoria altro. Ci sono poi altre categorie che finiscono nella voce altro, come i soggetti estremamente vulnerabili e i disabili, che pesano attualmente, sono dati ieri sera, su per poco più di 82.000 vaccinazioni. Se noi già togliamo queste due grandi categorie dalla categoria altro, abbiamo molto ridimensionato e trovato una spiegazione a tutto il problema. Ci sono poi gli operatori non sanitari delle RSA, altre 14.450 persone, gli studenti di area sanitaria, i caregiver di disabili o fragili, i farmacisti, la protezione civile, i vigili del fuoco, i donatori di sangue, eccetera. Per i restanti altri, circa 38.000 dosi, sono in corso accertamenti presso le singole aziende ULS che, ha sottolineato l'assessore Lanzarin, dovranno controllare ed esplicitare.